Avevamo 5 liste nel 2016, oggi ne abbiamo una in più. Ne abbiamo 6, questo a riprova della grande attenzione, del grande interesse che sta suscitando questa nostra candidatura giovane e fortemente lancianese. C'è una lista di partito, che è quella del Partito Democratico, e ce ne sono 5 civiche con i simboli della città e con su scritto Leo Marongiu. Sarà una campagna elettorale bella, avvincente, entusiasmante, perché in un mese di impegno dovremo costruire 10 anni di futuro di questa città. Noi vogliamo lanciare un messaggio generazionalmente forte, questo perché nelle nostre liste sono tante le persone nuove che si sono avvicinate, ma soprattutto vogliamo lanciare un messaggio su un nuovo metodo di governo. Dall'altra parte vediamo chi vuole tornare a 20 anni indietro con vecchi schemi e vecchi metodi. Di qua noi vogliamo costruire una città che guardi al 2031 con un nuovo metodo di governo incentrato sulla prima parola che vedete anche nella mia sede elettorale, l'ascolto, cioè ascoltare e prendersi carico dei problemi di tutti i cittadini di Lanciano e delle 33 contrade. L'amministrazione uscente si è contraddistinta per un'attenzione enorme per quanto riguarda le infrastrutture scolastiche. Noi vogliamo proseguire su questo, infrastrutture sicure dove formare i nuovi lancianesi e le nuove lancianesi e soprattutto ampliare i servizi a sostegno delle giovani coppie con gli asili nido. E poi ovviamente un'attenzione importante alla sicurezza. La sicurezza non è uno spot, non può essere uno slogan. La sicurezza è prendere di petto i problemi della città e noi vogliamo affrontarli con serietà, ma senza propaganda, innanzitutto procedendo in quello che abbiamo già fatto, ossia implementando le zone che sono sorvegliate dall'area di videosorveglianza, che sono sempre di più nella nostra città, che sta diventando sempre più sicura e a misura d'uomo. Io credo che si potrà decidere il sindaco al primo turno perché ci sono due coalizioni che hanno probabilmente asciugato gran parte del consenso e soprattutto perché io sento grande entusiasmo rispetto alla nostra proposta. Siamo pronti a tutto. Siamo pronti a vincere al primo turno e siamo pronti a vincere al ballottaggio.